Rieccoci qua, sempre Ferragosto, sempre video haul, ma questa volta acquistini fatti da OVS e da Nunalai. Allora, vi faccio vedere prima quelli fatti da Nunalai, che sono semplicemente un paio di pantaloni. Aspettate che sposto il sacchettino, sennò faceva ombra. Un paio di pantaloni stupendi che io avevo visto addosso alla mia amica Sonia l'anno scorso in grigio, che non avevo trovato in nero, ma che quest'anno hanno rifatto nella nuova collezione. Ora, sarà un po' complicato farveli vedere così. Comunque sono semplicemente dei pantaloni neri, eleganti, che si chiudono in vita con questo nastro, quindi ci fai il fiocco praticamente, e poi rimangono leggermente larghini in alto, ma molto aderenti fino in fondo con la parte arricciata sulla caviglia. Quindi veramente belli, danno un'immagine elegante, ma allo stesso tempo comunque... giocosa, giovane, quindi bello, veramente bello. Sto pantalone mi fa impazzire, l'ho pagato 35 euro da Nunalai. Non so se in giro per centri commerciali c'è da voi, comunque il negozio è questo, ha sempre della roba strepitosa, e ho preso solo quelli. Poi invece da OVS ho preso di nuovo degli accessori. Io devo smettere, lo so, però ho trovato qualcosina in promozione, quindi non ho resistito. Ora li tiro fuori e vi faccio vedere cosa ho preso. Ho preso anche un set di pennelli. Ok, però ho promesso, adesso accessori per un po' non ne compro più, perché ne ho veramente una marea nuovi, quindi per il momento accessori basta, sono gli ultimi. Allora, il primo paio di orecchini presi a 4,99 sono questi. Belli da mattina, somigliano parecchio alla forma che ha il mio anello, quello dorato, l'ultimo che ho preso, quindi sono molto abbinabili secondo me tra di loro, e quelli appunto 4,99. Poi ho preso questo anello qua per 6,99 ed è da mettere qui, molto carino, tutto argentato con queste pietre di finto Swarovski, ovviamente carino. Poi ho preso questo braccialetto qua che era in promozione, un bracciale di legno, a 2 euro. Quindi fatto così, carino, semplice, molto estivo. Poi sempre per 2 euro ho preso questo set di braccialetti che sono un colore antracite, metallo antracite, perché è un grigio scurissimo. Così. Sono carini da matti, se riuscissi anche a togliermeli meglio, ok. Poi ho preso questo trisso di anellini, sempre da OVS, per 5,99. Sono due lisci e quello centrale alle pietrine tipo Swarovski. E poi ho preso un solvente per lo smalto, prendo questo qua di Shaka, spero che sia valido. Io avevo quello di Kiko ma l'ho finito, e ho detto vabbè, lo provo, tanto io lo uso per togliere lo smalto dalle unghie dei piedi, visto che sulle mani ho il gel, per cui ho detto proviamolo, magari è valido. L'ho pagato 2,99. E poi ho preso anche un mini set di pennelli da portarmi dietro, comunque sia magari per quando devo truccare qualcuno. Sono carini perché sono doppi, ovvero hanno il pennello sia da una parte, vi faccio vedere un solo pennellino tanto per farvi capire come funzionano, se riesco ad aprirli. Me li sono fatti rimettere a posto dal mio fidanzato che non riesce più a infilarli. Ok, praticamente questo per esempio è quello d'eyeliner, da un lato ha il pennello d'eyeliner e dall'altra parte ha lo sfumino in gomma. Gli altri pennelli sono fatti tutti così, quindi magari hanno da una parte il pennello da sfumatura, dall'altra parte il pennello di precisione, eccetera eccetera. Sono quattro pennellini, li ho pagati, se non mi sbaglio, aspettate che ho qua lo scontrino, 6,99, quindi anche un prezzo piuttosto accessibile se vai a pensare che alla fine hai 4 pennelli ma doppi, per cui 8 pennellini, va più che bene, direi che proprio è una spesa più che valida. E poi carina la bustina, perché te la puoi veramente portare ovunque, quindi mi piacciono. Vedremo poi utilizzandoli come sono con gli ombretti, se sfumano bene o qui. Io ho dei capelli atroci, raga. Li ho lavati ieri sera, tornata al mare, ma non hanno una forma. Vabbè,
Non li ho stirati perché tanto oggi pomeriggio andrò in piscina da Cree, per cui non ha senso stirarmi i capelli e poi infilarmi in piscina. Comunque, bando alle ciance, direi che il nostro haul è finito, vi mando un bacione e al prossimo video. Ah, volevo fare solo un piccolissimo ringraziamento, visto che ultimamente siamo aumentate abbastanza in fretta, nel senso che eravamo un po' meno di 500, adesso siamo intorno ai 527, se non mi sbaglio, nuove iscritte, quindi non posso che essere strafelice, vi mando un bacione grande a tutte quante, grazie mille per tutti i commentini che mi lasciate perché veramente sono una gioia per me. Grazie ancora, un bacio, ciao ragazze.